There's an imaginary line out there between right and wrong, good and evil. I believe what I am doing is good. And I believe what I'm standing up against is evil. Il Messico è un paese enorme. Enorme e che è il cuore dell'America centrale, ma in generale si può dire che l'America centrale, quindi Nicaragua, Guatemala, tutti questi paesi dell'America centrale e il Messico sono territori in cui gli americani hanno sempre, da quando esistono gli Stati Uniti, considerato che dovevano assolutamente assicurarsi l'egemonia, il dominio, il controllo da tutti i punti di vista economico, sociale, politico, culturale, eccetera, eccetera. Il governo del Messico è da sempre saputo dalle statistiche che è un governo corrotto e anche il governo corrotto non sa gestirlo, perché sono loro parte di questo, no? Non dico tutti, assolutamente non dico tutti, ma tanti. Nel mio villaggio non c'è lavoro, ma iniziano a lavorare per il narco. Loro gli danno a tutte le persone una paga, una busta paga di 3.000 pesos alla settimana, che è tantissimo soldi. E l'unica cosa che devono fare è tipo controllare chi entra, chi esce dalla città, devono dire quello là ha soldi, quello là la settimana prossima ha avuto un business e ha guadagnato tanto soldi, non c'è lavoro, la polizia non c'entra lì mai, allora tutto comincia ad andare storto. Il Messico è un paese in cui ci sono classi medie e alte ricchissime. È una distanza tra ricchezza e povertà che è tra le più spaventose nel mondo. Entonces llegó el momento en que nosotros decidimos nuestra forma de morir, ¿eh? No morir amarrados como animalitos y descuartizados, como lo han hecho durante más de 12 años. Decidimos que la mejor forma de morir para nosotros era luchando. Il governo, la polizia, l'esercito, i militari sono talmente corrotti che la popolazione totalmente indifesa e abbandonata trova poi in questi gruppi di vigilanza e autodifesa una proposta di tutela. Praticamente c'è un problema di fondo, no? Allora, se tu vuoi prendere la giustizia nelle tue mani, vuol dire che stai fuori la giustizia, no? Perché comunque come persone civili dobbiamo accettare che la polizia o il nostro governo prenda in mano la situazione, perché noi l'abbiamo scelto per quello, no? Per gestire la nostra la pace, non so, in generale, comune. Se tu vuoi lottare vuol dire che non ti fidi più dell'autorità, delle tue autorità. Legittimazione non vuol dire per forza legalità, anzi. Legittimo non è legale, legittimo è ciò che è, diciamo, si può definire socialmente condiviso, cioè condiviso quantomeno da una parte della società. Violenza contro violenza non fa passi, grandi passi, no? Sì, ma se tu mi vuoi sparare e io ti dico basta, sono pacifista, non voglio fare questo, tu ti fermi? Questi non si fermano e allora devi lottare un po' con le stesse armi di loro, no? Dal punto di vista dell'etnografia visuale credo che sia un buon esempio, in quanto
il regista chiaramente ha usato dei gatekeeper, cioè dei mediatori che gli hanno permesso di entrare in contatto con questi mondi, no? Sia dal lato messicano sia dal lato americano. Back in the day, vigilante wasn't a bad thing. Say the bandits was riding into your town, the townspeople would all get together and, you know, defend their town. Il paragone che hanno fatto non mi è piaciuto. Non sono d'accordo nel che le situazioni siano uguali. In uno si sta lottando per un problema di immigrazione, nell'altro si lotta per la sopravvivenza, si lotta per avere diritti, i diritti fondamentali, che uno di quelli è la sicurezza, no? Di essere, vivere sicuri. E allora non potrei giudicare le stesse situazioni come uguali. Our main priority is going after the bad guys, these motherfuckers. Las calles, el mundo cambia, pero las calles siguen igual.